Quinta puntata della serie Back to Running. Dopo aver trattato tutte le categorie di atleti che non hanno avuto la possibilità di correre negli ultimi 2 mesi, oggi andiamo invece a trattare la categoria di atleti che ha potuto fare un bel mix di allenamenti fra esercizi, ciclismo e qualche uscita di corsa. Io sono Alex Baldaccini, fisioterapista e atleta della nazionale di corsa in montagna ed assieme ad Oca Oneone ti guiderò in questo progetto. Come detto, oggi parliamo di quella categoria di atleti che sono riusciti ad eseguire esercizi a corpo libero per mantenere la forza muscolare, hanno pedalato con regolarità per mantenere un volume di allenamento adeguato e sono anche riusciti ad inserire qualche seduta di corsa ogni settimana, correndo però indicativamente meno della metà dei chilometri che facevano prima dello stop. Se ti ritrovi in questa categoria, secondo il mio parere, hai sfruttato davvero bene questo periodo di isolamento forzato. Sarai infatti riuscito a mantenere un buon volume di allenamento, magari sfruttando i rulli o la cyclette. Avrai migliorato o mantenuto elasticità e forza muscolari sfruttando gli esercizi a corpo libero o con attrezzi fatti a casa. E probabilmente potrai beneficiarne alla ripresa della corsa riducendo al minimo il rischio di infortunio, soprattutto se il tuo programma di esercizi prevedeva anche esercizi dinamici come tecnica di corsa, balzi, skip o salto con la corda. Infine, riuscendo a mantenere un paio di sedute di corsa alla settimana, sarai riuscito anche a mantenere quella abitudine al gesto tecnico e se hai potuto inserire anche sedute ad alta intensità, sicuramente recuperare la condizione atletica sarà molto più facile. In questa situazione il processo di ripresa dell'allenamento sarà decisamente più semplice. Il mio consiglio è quello di ripartire mantenendo un chilometraggio a circa il 50-60% del volume rispetto a quello che facevi prima dello stop e nell'arco di un mese incrementare circa del 10% ogni settimana per tornare a pieno regime. Ti consiglio inoltre di mantenere un paio di sedute di rinforzo muscolare ogni settimana. Così non dovresti avere particolari rischi di farti male. A livello di calzature non avrai sicuramente particolari problemi, potrai tornare fin da subito ad indossare calzature reattive e performanti. Oggi ti presento in particolare Carbon X, davvero un gioiellino di Oca, una scarpa con l'intersuola in carbonio, davvero adatta a spingere a ritmi elevati, ma anche protettiva tanto da poterci fare anche corsa lenta, ovviamente su strada. Per il trail running invece potrai puntare su Torrent, una scarpa davvero performante e con un'ottima tenuta su ogni tipo di terreno. Infine, un consiglio per tutti, basato come al solito sul buonsenso, ma che spesso viene sottovalutato, magari per mancanza di tempo. Presta sempre molta attenzione ad eseguire un'adeguata fase di warm-up, ovvero di riscaldamento, prima di eseguire ogni tuo allenamento. In particolare dovresti fare una serie di esercizi di mobilità articolare prima di cominciare, seguita da una fase di corsa a ritmo progressivo di circa 10-15 minuti, per finire poi con qualche allungo per migliorare l'elasticità muscolare. Anche per oggi siamo giunti al termine, avrete capito come aver alternato varie tipologie di allenamento agevolerà sicuramente la ripresa degli allenamenti post isolamento. Nel prossimo video andremo a vedere come riprendere l'attività di corsa per chi ha potuto sfruttare questo periodo correndo comunque regolarmente ma magari riducendo un pochino il volume e magari sfruttando l'utilizzo di un tapis roulant. Sicuramente anche per loro la ripresa sarà piuttosto agevole, ma attenzione perché darò qualche piccolo accorgimento fondamentale per evitare rischi. Segui il canale, non perderti le prossime puntate. Noi ci vediamo domani, ciao!